delocalizzare o estrovestire. Sono queste due delle azioni più ricorrenti da parte degli imprenditori italiani che guardano all'estero. E se guardi all'estero, in particolar modo oggi siamo qui a Dubai, fondamentalmente ci troviamo a Blue Water, o meglio tra Blue Water e JBR Dubai Marina alle mie spalle. Non è un caso, perché oggi centinaia, ma oserei dire migliaia di imprenditori italiani pensano a Dubai come nuovo mercato di sbocco. E allora molto spesso si pensa alla delocalizzazione. Una delocalizzazione può essere parziale o totale, cioè mi sposto completamente, prendo tutto, me lo carico sulla schiena, famiglia, figli, stabilimento produttivo, e mi ricolloco all'estero, in questo caso appunto a Dubai, oppure sposto parte delle attività produttive a Dubai. In generale, quando si parla di delocalizzazione, come esempi vi posso portare per esempio l'apertura di un call center in India, lo spostamento di un'attività produttiva in Cina. Oggi nello spotlight internazionale si continua a parlare di Dubai per dei motivi che sono chiaramente validi e che, se mi segui, già conosci. Bisogna però fare attenzione. Sono qui oggi a cercare in qualche modo di sensibilizzarvi, cioè di far capire che se la delocalizzazione è gestita male, intesa come relocation piuttosto che come spostamento delle attività produttive, se è gestita male si rischia di sfociare nella esterovestizione. Cioè la delocalizzazione di fatto è una relocation nella sostanza: prendo, me ne vado, prendo, sposto delle cose, degli asset, ma lo faccio davvero. L'esterovestizione è un po' come una relocation formale, come se aprissi una scatola vuota all'estero, di nuovo ribadisco in questo caso negli Emirati Arabi Uniti, semplicemente per abbattere il carico fiscale. Quindi lo faccio solo e unicamente per motivi fiscali, sfociando in tutte quelle cause classiche che in Italia sono rappresentate in una parola dall'abuso del diritto. Poi ci sono mille altre normative da conoscere, ma di nuovo ti rimando a contenuti specifici. E allora cerchiamo di capire un po' meglio che cos'è l'esterovestizione delle persone giuridiche, cioè delle società, e cerchiamo di capire come è possibile, se è possibile evitarla. Ebbene, di base esistono due tipologie di esterovestizione: una cosiddetta sostanziale, articolo 73,3 del testo unico delle imposte sul reddito, e una formale, 73,5 bis. Vi faccio due esempi piuttosto ricorrenti, perlomeno piuttosto ricorrenti sulla mia scrivania. L'esterovestizione formale è quando mi chiedete: Luca, posso incorporare una società in UK, una UK Limited Company, e amministrarla dall'Italia come unico socio e unico amministratore? Ebbene, quella è l'esterovestizione sostanziale: avete aperto una società all'estero solo per motivi fiscali. Mentre l'esterovestizione formale, quindi quella da 73,5 bis, è quando mi chiedete: Luca, posso avere da italiano una holding all'estero che controlla una società italiana, in maniera tale che perlomeno il dividendo che mi porto all'estero non è tassato? Questa è proprio la definizione di esterovestizione di diritto, esterovestizione formale. Cioè io sono in Italia, controllo una società, una holding in questo caso, che posso aprire in Lussemburgo, posso aprire in Olanda, dove mi pare, all'estero. Questa società controlla a sua volta un altro pezzo che si trova in Italia, una specie di triangolo. Ecco, in questo triangolo si viene a determinare appunto la cosiddetta esterovestizione di diritto. E quindi qual è il risultato? Che arriva il lupo cattivo, soffia sul castello di carte o sulla casa dei tre porcellini e quella crolla a terra. Quindi tutto il castello crolla e tutto l'imponibile che avete tassato all'estero poi rischia di essere tassato in Italia. Chiaramente se è nel caso di, nella denegata ipotesi, si dice in gergo, di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. E quindi è necessario sempre guardare alla sostanza delle cose. Cioè quando io vado a delocalizzare, quando vado a creare una società all'estero, devo avere sostanza, e lo devo avere sia perché mi serve per interagire con le banche per ottenere banalmente un conto corrente, sia perché devo fare attenzione alla giurisdizione, all'Agenzia delle Entrate, evidentemente. Quindi sostanza economica deve esistere, non deve essere una targhetta su una porta per intenderci, ma devo avere dei dipendenti. E chiaramente più dipendenti ho, più amministratori anche locali che mi danno una mano ho, più si scongiura l'ipotesi di un'esterovestizione, che ricordo comunque è sempre possibile dimostrare. Cioè non è che l'agenzia arriva e dice sei esterovestito,
si va in contenzioso, ti danno la possibilità di provare una cosiddetta esimente, quindi in qualche modo se c'è una valida ragione economica e se c'è sostanza, il ricorso si vince e si porta a casa. Però oggi sempre di più le delocalizzazioni sono gestite, soprattutto qui a Dubai, da persone che non ne hanno i titoli, cioè da persone che aprono società, così li definisco io volgarmente, persone che appunto senza nessuna formazione nell'ambito giuridico tributario si improvvisano, perché qui non c'è necessità di avere particolari titoli per entrare nel settore della company formation, e allora si fanno le frettate. Oggi più di ieri è necessario affidarsi a un fiscalista esperto che ne capisca di fiscalità internazionale. Perché? Perché intanto qui adesso c'è un corpo di leggi valido anche in ambito tributario, con delle sanzioni, con delle implicazioni che stanno per essere definite, mancano ancora alcuni pezzi, però intanto c'è un nuovo diritto tributario che deve essere gestito da persone che ne capiscono, e soprattutto perché le interazioni del tuo business, che venderai, immagino, i tuoi prodotti e i tuoi servizi non solo negli Emirati ma anche all'estero, hanno delle interazioni, delle interessenze con le altre normative di diritto tributario, pensa agli effetti dell'IVA, che devono essere gestite. Perché? Perché Dubai non è più comunque il paradiso fiscale che di un tempo, diciamo di 10, di 15 anni fa, e quindi le autorità tributarie chiaramente iniziano a collaborare tra di loro, ma soprattutto già da alcuni anni esiste lo scambio di informazioni, per cui non è per intenderci British Virgin Island o Vanuatu, è una giurisdizione che sempre di più si apre all'Occidente, evidentemente per permettere lo sviluppo turistico, bancario, finanziario e diplomatico internazionale. Io sono Luca Taglialatera, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale, mi auguro che questo contenuto ti sia piaciuto, se così è stato clicca subscribe e lasciami un like. Per dubbi, approfondimenti, consulenze, relocation plan a Dubai, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.